Le banche italiane hanno un grave problema di crediti deteriorati. Siamo di fronte ad una montagna di circa 325 miliardi di prestiti elargiti a famiglie e imprese che non tornano indietro, che gravano sui bilanci degli istituti, li costringono ad accantonare capitale e a chiudere i rubinetti del credito nei confronti dell'economia reale. Oggi succede che se la banca deve avere indietro 100 da un'impresa, nel momento in cui quest'ultima non paga più, la banca, dopo un certo lasso di tempo, iscrive quel credito in bilancio come una sofferenza e ne riduce il valore in media a 40-45. Il resto della cifra, però, lo porta in deduzione fiscale e dunque lo pagano tutti i cittadini attraverso la fiscalità. Dall'altro lato, però, l'impresa debitrice continua ad essere debitrice di 100, magari è già in difficoltà. Viene iscritta alla centrale rischi, non ha più ossigeno, nessuno che le faccia credito e dunque è destinata a morire. La proposta di legge salva imprese che qui presentiamo prevede in sostanza una sincronizzazione, un allineamento tra il bilancio del creditore e quello del debitore. La banca riduce il suo credito da 100 a 40? Bene. L'impresa, parimenti, ridurrà in modo paritetico il suo debito da 100 a 40. Ma soprattutto il debito residuo riceverà una garanzia dello Stato che a prezzi di mercato lo riporterà in bonis e consentirà all'impresa di venir cancellata dalla centrale dei rischi. Nel contempo permetterà alla banca di riprendere a far credito a quell'azienda, di farla respirare, di studiare per essa un nuovo piano di ammortamento o quantomeno di sostenerla per ripagare la garanzia dello Stato. La legge non vuole aiutare i furbi, ma soltanto le imprese oneste che hanno subito sulla loro pelle la crisi mondiale, l'austerity e il credit crunch. Non a caso si prevede che la misura sia accessibile soltanto ai soggetti che non erano già iscritti alla centrale dei rischi prima del 2007 e a coloro che prima di quella data avevano un buon indice di affidabilità fiscale e un monte debitorio finanziario netto inferiore rispetto al patrimonio. La legge salva imprese potrebbe sanare la piaga dei crediti deteriorati, riporterebbe in bonis circa un terzo della montagna da oltre 300 miliardi. E dunque rimetterebbe sui binari di una fisiologica normalità il rapporto tra banche e aziende, scoraggiando peraltro la speculazione sui crediti deteriorati da parte dei cosiddetti fondi avvoltoio, un fenomeno che ingigantisce ulteriormente i problemi degli istituti di credito. Leggete il testo, valutatelo e commentatelo. Siamo qui per raccogliere le vostre osservazioni. Grazie mille e a presto.